Innamorarsi oggi è considerato un evento naturale, spontaneo, magico, romantico. Ma come vivevano l'amore i nostri avi? Tutto ha inizio con Adamo ed Eva. Sì, quei due che sgambettavano nel paradiso terrestre, che poi la fecero grossa, con quella mela. Insomma, per farla breve, Adamo ed Eva si innamorano e mettono su casa. Certo, a quell'epoca mettere su casa era semplice, una caverna e via. E poi, nel Neolitico, ci si può anche permettere di sposarsi e mettere su famiglia. Il matrimonio, infatti, nasce proprio con la scoperta dell'agricoltura. Ci si sposa nei luoghi sacri, tra cerchi di pietra. È il potere magico dei monoliti a consacrare l'unione. L'evoluzione dell'amore ci porta tra le mura romane. I romani, sì, quelli che baciano sulla bocca tutti, perché tanto è un modo per salutarsi, dicono. Il fidanzamento romano prevede per la prima volta il dono dell'anello come pegno d'amore. Intanto, i grandi imperatori hanno i loro grandi amori e gli dèi, non se la passano poi tanto male. Arriva il Medioevo, l'età buia, mormorano tutti. Ma diciamoci la verità, quale donna non avrebbe voluto essere corteggiata dai grandi poeti del Medioevo? L'amor cortese, le audaci gesta, le donne, i cavalieri, l'armi e l'amore. Audaci imprese dedicate a una donna eterea, così delicata da non poter essere toccata. Eppure, i giovani Giulietta e Romeo cadono vittime del tragico destino, per colpa di un amore vietato, o almeno così scrive un certo Shakespeare. Amori vietati, matrimoni combinati, tutto è un patto economico. Felicità? Inutile assurdità. Ma l'amore vince su tutto. E così Jane Austen sogna fanciulle più che povere sposarsi con uomini più che ricchi. E Verlaine e Rimbaud trovano nell'amore la forza della creatività. Scopo della vita di una donna è sposarsi, accasarsi, sistemarsi, adagiarsi. Eppure le cose vogliono cambiare. E le cose cambiano. La donna si libera, si crea una stanza tutta per sé. E dopo tante lotte, l'amore oggi è finalmente libero. O no?